dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Sia benedetto Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo. Nella sua grande misericordia, Egli ci ha generati mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai morti, per una speranza viva, per una eredità che non si corrompe, non si macchia e non marcisce. Essa è conservata nei cieli per voi che dalla potenza di Dio siete custoditi mediante la fede per la vostra salvezza, prossima a rivelarsi negli ultimi tempi. Non è una leggenda, non è neanche un fantasma.
ma Cristo è vivo. E allora ci domandiamo, ma io l'ho veramente incontrato? Ho fatto davvero un incontro forte con lui? Perché se noi viviamo solo di ciò che ci hanno detto il catechismo, o che conosciamo per tradizione, no? Ovvero che in quell'ostia bianca vi è la presenza sacramentale sua, noi viviamo sulla metà. È come se vedessimo con un occhio solo. Fatevela proprio, vedere con un occhio solo. Oppure con i paraocchi, come i cavalli, ce l'avete presente che si mettono così in un altro dritto. Cioè, vedi solo parte della realtà che ti circonda. Quindi abbiamo bisogno di fare un incontro, anche con le persone che dice, ma io non ne sono capace, ma io con tutti i miei limiti, con tutte le mie difficoltà, fa qualcuno può dire, ma io sono istruita, come faccio a incontrare al Signore così come lo sta dicendo sua sorella. Eppure dobbiamo fare come ha fatto di notte un personaggio, un nostro caro amico, un nostro compagno davvero di viaggio. Questa persona si chiama Nicodemo. Nicodemo era, faceva parte appunto dei farisei, però aveva capito qualcosa su questo uomo. Aveva capito che in Gesù c'era qualcosa di più nei segni che lui compiva. E allora cosa successe? Che andò e fece delle domande a Gesù. E gli disse, sentite qua, come può nascere, dice, scusate, Rabbì, sappiamo che sei un maestro venuto da Dio. Nessuno, infatti, può fare i segni che tu fai se Dio non è con lui. Gli rispose Gesù, in verità io ti dico, se uno non rinasce dall'alto, non può vedere il regno di Dio. Gli disse Nicodemo, come può un uomo nascere quando è vecchio? Può forse entrare una seconda volta nel grembo di sua madre di nascere? E Gesù gli rispose di nuovo, in verità dico, se uno non nasce da acqua e da spirito, non può entrare nel regno di Dio. Dio, infatti, ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non muoia, ma abbia la vita eterna. Dio non ha mandato il figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo si salvi per mezzo di lui. Quindi anche per Nicodemo si pone davanti questa rinascita, questa rigenerazione. Gesù glielo chiede a lui, lo chiede stasera a ciascuno di noi. Bisogna rinascere dall'acqua e dallo spirito. Vi ricorda qualcosa quest'acqua e questo spirito? Qualcosa che abbiamo ricevuto magari quando eravamo piccoli? Vi ricorda qualche cosa? Un sacramento? Il primo sacramento? Qual è il primo? Questa vita nuova. Però poi succede però qualche cosa, che dopo gli anni non scrudiamo proprio, moriamo a questa seconda vita e ritorniamo alla vita di prima, alla vita precedente, ce la scordiamo. E allora stasera proprio Pietro ci aiuta a scoprire proprio questo. Anzi, il Signore stesso è presente, stasera ve lo dice a voi. Bisogna rinascere, bisogna ricominciare. E quindi, cosa vuol dire se uno non rinasce dall'alto non può vedere il regno di Dio? Come dice Gesù, vuol dire che è davvero una questione di occhi. Ma di quali occhi stiamo parlando? I
Iniziamo da quelli dell'anima. Sentite un po', la rinascita è un'immagine del cammino interiore dell'uomo verso il suo vero sé. I miei occhi si sono aperti e io comprendo sia me stesso sia il mondo in modo nuovo. Quando facciamo esperienze di Dio, allora ciò che noi vedevamo prima con i nostri occhi cambia, ma non è che cambia l'oggetto in sé, cambia la nostra visuale, perché cominciamo a vedere con gli occhi di Dio. La rinascita spirituale rende l'uomo capace di vedere la presenza dell'eternità nel tempo, della fine della storia e della stessa dimensione divina nella carne umana di Cristo. La rinascita in Dio quindi ci aiuta a riconoscere in Gesù uomo, Gesù Dio. E questo è il passaggio che oggi il Signore mi dice: ma voi? Ci può porre la stessa domanda che ha fatto ai discepoli a Pietro nel Vangelo di oggi: ma voi chi dite che io sia? Guardate, lo sta chiedendo a voi, a voi. Mi sta dicendo: ma voi, ma tu chi dici che io sia? Chi sono io per te? Mi riconosci? Riconosci che davanti a te hai davvero il Signore, Kyrios, il Signore della tua vita, colui che veramente ti può salvare, colui che ti ama così come sei e che ti dice: non avere paura delle tue fragilità, dalle a me, ci penso io a te. Ti chiedo solo di fidarti e di affidarti. Stasera lo dice a ciascuno di noi. L'altro passaggio, no, altri due che abbiamo detto, l'altro passaggio sono gli occhi della mente. Lui dice: ma come funziona? Scusa, la mente ci sono gli occhi? Come funziona? Gli occhi della mente, vedere in modo nuovo, pensare in modo nuovo. Il Signore, c'è un brano che non ve lo leggo con tutto, sottoponendo, che parla della provvidenza. Dio invita la provvidenza: non vi affannate, non vi affannate per le cose del mondo, il Signore sa di cosa avete bisogno, pensate prima al regno di Dio, il resto vi sarà dato, vi sarà dato. Pensate prima al regno di Dio, non vi preoccupate, guardate. Penso quando mi sappino davvero fuori, paesaggi belli ne avete. Guardate i campi, guardate gli uccelli del cielo. Non lavorano, non sono nutriti da Dio. E allora, se Lui nutre così i cigni dei campi, gli uccelli del cielo, ma secondo voi non farà molto di più per voi, gente di poca fede? Dice Gesù: fidatevi. Bisogna veramente, ecco, avere una mente nuova. L'ultimo sguardo, gli ultimi occhi che vengono rigenerati, che ci chiede il Signore stasera, sono gli occhi del cuore. E questo ve lo devo leggere, mi dispiace, sto a 2 minuti precisi. Sentite il Signore che cosa vi dice, a voi stasera. Vi prenderò dalle genti, vi radunerò da ogni terra e vi condurrò sul vostro suolo. Vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati. Io vi purificherò da tutte le vostre sozzure e da tutti i vostri idoli. Vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo. Toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Porrò il mio spirito dentro di voi e vi farò vivere secondo i miei intenti. Il Signore stasera
dolore, non avere paura, bisogna rinascere dall'alto. Solo così io, il Signore, posso operare questo trapianto di cuore. Vi darò un cuore nuovo. Questo cuore di carne ci apre alla vera vita, ci permette di vedere i bisogni anche dei nostri fratelli, di coloro che chiamano Dio Padre. Non siamo da soli, non siamo singoli, come la più grande menzogna del mondo che oggi ti dice e oggi ci dice: vai avanti che tu sei al centro del mondo, gli altri non se ne frega. Vai, vai, schiaccia gli altri, perché tu devi andare avanti, perché tu vai, perché tu. Noi siamo tutti figli dello stesso Padre e Gesù Cristo ci ha rivelato questa grandissima figliolanza. Noi siamo figli attraverso lui, che è figlio, figlio unigenito del Padre. Attraverso lui noi siamo eredi di quella speranza viva che abbiamo sentito nella lettura prima. Viva l'eternità, il regno di Dio ci appartiene grazie a lui. Se noi riconosciamo che Gesù Cristo è il Signore, e allora veramente rinnoviamo quelle che sono state, quella che è il nostro battesimo, rinnoviamo il nostro essere figli di Dio, eredi di Cristo, eredi del regno e coeredi di Cristo. Noi siamo destinati a quella casa di cui Pietro ha avuto le chiavi. Pietro ha avuto le chiavi del regno, ma chi è che quando ci danno abbiamo le chiavi? Quali chiavi abbiamo? Che chiavi avete voi da presso? Quali sono le chiavi più importanti che avete dopo la macchina? Scusate, quali sono le chiavi più importanti che avete da presso? Quali sono? Ah? Chiavi di casa, appunto. E lui dà proprio queste, dà le chiavi di casa nostra, la vera casa è il regno. Se tu hai le chiavi, allora ti senti veramente possessore di quel regno, di quella casa. E allora il Signore proprio ci dà da Pietro, mi dà la Chiesa, ok? Questa grandissima eredità. E allora davvero ringraziamo il Signore qui presente per tutti i benefici e gli chiediamo: sì, Signore, io stasera ti rinnovo il mio, la mia volontà di mettermi nelle tue mani, rigenerami, risanami, riconfermo, Signore mio, sì, a te, che sei davvero il salvatore della mia vita. Thank you.
Santo Concello abbonato di celebrare le festine di tua memoria. Cristo, unico e sommo sacerdote, che ha affidato ai tuoi sacerdoti i santi misteri, Cristo, che riunisce in un solo corpo quanti si nutrono di uno stesso pane, Cristo, che nell'Eucaristia ci dà il farmaco dell'immortalità e il regno della risurrezione, Cristo, che nell'Eucaristia ci dà la grazia di annunziare la tua morte e risurrezione fino al giorno della tua venuta,
Santo Paraclito. Benedetto Spirito Santo Paraclito. Benedetta Madre di Dio, Maria Santissima. Benedetta Madre di Dio, Maria Santissima. Benedetta la sua Santa e Immacolata Concezione. Benedetta la sua Santa e Immacolata Concezione. Benedetta la sua gloriosa Assunzione. Benedetta la sua gloriosa Assunzione. Benedetto il nome di Maria, Vergine Madre. Benedetto il nome di Maria, Vergine Madre. Benedetto San Giuseppe, il suo castissimo sposo. Benedetto San Giuseppe, il suo castissimo sposo. Benedetto Dio, e i suoi angeli, e i suoi santi.